Eccoci dunque al primo numero del TG3 Umbria. È un inizio senza fanfare, ma con tutta la consapevolezza della grave crisi che attanaglia il Paese e della necessità di risolverla. Da questa sera quindi i fatti dell'Umbria in primo piano, collegati naturalmente con i grandi avvenimenti nazionali ed internazionali per evitare chiusure provinciali. I problemi dei pensionati e il ruolo degli anziani nella società affrontati questa mattina in un convegno promosso dal Partito Comunista Italiano che si è svolto a Ponte San Giovanni. I lavori sono stati conclusi dal vicepresidente del Senato Dario Valori, che ha illustrato le proposte dei comunisti per la riforma delle pensioni, al centro delle quali c'è il riordino e l'unificazione dei trattamenti pensionistici per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato. Tanti palloni per respingere l'attacco della Juventus, che non ha mai vinto a Perugia, questa mattina nell'allenamento di rifinitura che i biancorossi hanno sostenuto al Pian di Massiano. Castagner, per sostituire gli squalificati dal Fiume e Bagni, farà ricorso a Zecchini e Goretti, schierando un Perugia che in campo si presenterà così: Malizia, Zecchini, Ceccarini, Frosio della Martira, Nappi, Goretti, Butti, Rossi, Casarsa e Tacconi. La Juventus, che è arrivata a Perugia soltanto questo pomeriggio, presenterà Cucureddu nel ruolo di stopper al posto di Brio. Trapattoni ha annunciato questo schieramento: Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Cucureddu, Furino, Causio, Prandelli, Bettega, Tavola e Marocchino. L'arbitro è Paolo Bergamo, che sarà coadiuvato dai guardaline Guigiani e Ravaglioli. Appuntamento alle 14.30 e questo è il parere tecnico di Paolo Rossi. È una squadra ancora temibilissima, dei giocatori di livello internazionale, per cui non credo ci sia bisogno di una lunga presentazione di questa squadra. Gare degli ottavi di finale quest'oggi agli internazionali femminili di tennis allo Junior Club di Perugia. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il passaggio delle teste di serie alla fase successiva, ai quarti di finale del singolare. Le immagini si riferiscono al match che questo pomeriggio Chris Evert ha vinto sulla sudafricana Yvonne Vermaak. Ci sono voluti però tre set perché la Evert potesse avere ragione della coriacea avversaria. Il contratto e l'organizzazione del lavoro in fabbrica, l'inquadramento unico dei lavoratori, i cottimi. Sono questi i punti della piattaforma integrativa aziendale che riguarda la Spagnoli, una delle aziende di abbigliamento più vecchie e rinomate non solo dell'Umbria. Il consiglio di fabbrica e i sindacati hanno iniziato gli scioperi e il blocco degli straordinari perché, come è stato detto in una conferenza stampa, l'azienda non ha voluto discutere subito la piattaforma chiedendo un rinvio. Rinvio che secondo i sindacati non è giustificabile, ci si avvia un periodo di crisi, dice l'azienda. Non è vero, ribattono i lavoratori, o almeno non è vero per la Spagnoli. Il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, onorevole Bettino Craxi, ha partecipato a Perugia nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni ad una manifestazione dei candidati socialisti. La manifestazione è stata preceduta da una conferenza stampa. Vediamo in proposito un servizio. Onorevole Craxi, il Partito Socialista ribadisce spesso, a ogni peso spinto direi, la validità delle alleanze di sinistra, però spesso, nel mentre afferma questo concetto, si sviluppano polemiche proprio con il Partito Comunista. La ragione, secondo lei? Beh, innanzitutto, in questa campagna elettorale le polemiche non le abbiamo aperte noi. Noi ci siamo limitati a rispondere a polemiche che ci vengono rivolte, sovente in modo pretestuoso e forzato. Da fenomeno semplicemente ricreativo che esauriva la carica passionale dello spettatore in un paio d'ore la domenica, il calcio si è trasformato per Perugia in un fatto sociale ben presente nella vita della città. Nel bene e nel male, a torto ragione, la squadra del Perugia dipinge fuori dai confini domestici uno dei volti che compongono l'immagine della città. Questa evoluzione l'hanno sottolineata stamattina, incontrando dirigenti e giocatori del Perugia, il presidente del Consiglio regionale Tiberi e il consigliere segretario Potenza.
incontro alla vigilia della prima partita di campionato contro la Fiorentina, che sarà per il Perugia una rincorsa per la salvezza, partendo da meno 5 dopo la contorta vicenda delle scommesse. Il cosiddetto nucleo storico delle Brigate Rosse si è presentato al processo di questa mattina diviso in due tronconi. Da una parte Curcio, Ferrari, Franceschini, Isa, Lintrami, Ognibene, Paroli, Semeria e Nadia Mantovani. Dall'altra Basone, Bassi, Bertolazzi e Guagliardo. La spaccatura si è concretizzata con due differenti documenti che gli imputati hanno fatto pervenire al presidente della Corte d'Assise d'Appello e che sono stati resi noti soltanto nella parte riguardante il rifiuto del difensore d'ufficio e le minacce a quanti avessero accettato questo incarico. Ieri, lo vediamo nelle immagini, l'ultimo appuntamento a Perugia, dove il vecchio Hampton è riuscito, ancora una volta, a galvanizzare gli oltre 20.000 giovani di quella platea naturale che è Corso Vannucci. Umbria Jazz è tornata a farsi sentire dopo 4 anni di silenzio, rotto soltanto dalle polemiche tra chi sosteneva la irriproponibilità della manifestazione e chi, al contrario, ne metteva in risalto il valore culturale oltre che sociale. Il presidente del Consiglio Spadolini ha inaugurato oggi la sede della Giunta regionale, il restaurato Palazzo Donini, un edificio del Settecento che ripropone la purezza e l'armonia di linee proprie del Rinascimento. Vediamo Spadolini accolto dalle autorità regionali davanti al palazzo. Il presidente della Giunta Marri, ecco Spadolini, sale le scale di Palazzo Donini, avendo alla destra il sindaco e alla sinistra Marri, che è il padrone di casa. E poi ancora in primo piano ora il presidente del Consiglio regionale. Perugia comincia a temere per un movimento franoso che si è cominciato a manifestare alcuni mesi or sono, cioè nel mese di maggio, ma che in questi giorni è venuto in fase acuta, giù nella zona di via Ruggero d'Andreotto, e cointeressa circa 200 famiglie. Oggi sono stati verificati anche i tempi di percorrenza. Per arrivare in Piazza Italia, partendo da Piazza Partigiani, ci vogliono circa 8 minuti, 2 minuti in meno per tornare indietro. In tutto il percorso meccanizzato è lungo 263 metri. 80 sono coperti dalle scale mobili che superano 37 dei 50 metri di dislivello complessivo. Per completare l'opera ci sono voluti 2 anni di lavoro e una spesa di 2 miliardi e mezzo. Il percorso meccanizzato entra anche dentro i sotterranei della Rocca Paolina, la fortezza fatta edificare nel 1540 da Papa Paolo III e distrutta nel 1860. Ed è senz'altro suggestivo l'innesto di questo impianto di tecnologia avanzata sulla base dello storico edificio. Se lo scopo della visita di Pertini è quello di entrare dentro alla realtà dell'Umbria, tutta la regione era idealmente presente nella sala dei notari con i sindaci e i gonfaloni dei comuni. La nostra, ha detto il presidente della giunta regionale Germano Marri nel discorso ufficiale, è terra ricca di storia, di arte, di tradizioni culturali, ma povera di risorse. L'Umbria ha sofferto la piaga dell'emigrazione in un contesto di rapporti economici e sociali arretrati e ingiusti, che l'ha costretta a restare a lungo ai margini dello sviluppo del paese. Quegli anni, secondo Marri, non sono stati però né un periodo di letargo né di rassegnazione, ma bensì di lavoro paziente e intelligente, di sacrificio e di lotte. Buonasera, gran parte del nostro telegiornale questa sera è dedicato al fatto che segna una svolta nell'economia e nella storia dell'imprenditoria umbra. La IBP non appartiene più alla famiglia Buitoni, ma alla CIRL di Carlo De Benedetti. L'accordo è stato perfezionato ieri sera. Un'operazione industriale più che finanziaria, cioè l'acquisto di una grande multinazionale italiana che stava per essere venduta, ormai era in fase di pratica conclusione di essere venduta a un gruppo francese. Secondo me c'erano le condizioni industriali e finanziarie per mantenere questa azienda in Italia. Facciamo di mestiere gli industriali e ci siamo impegnati. L'incendio si è sviluppato in questa zona, tra l'altare maggiore e il coro. Probabilmente le fiamme hanno avuto una lunga incubazione, poi sono divampate verso l'alto fino a raggiungere le canne dell'organo e i ponteggi.
I vigili del fuoco hanno dovuto usare le maschere antigas per il fumo che aveva saturato l'ambiente. In breve tempo l'incendio è stato domato, ma il bilancio era già più che pesante. Almeno 10.000 persone ci saranno stasera a sentire Miles Davis a Umbria Jazz. Gli organizzatori sono stati costretti a spostare la manifestazione dai giardini del frontone allo stadio di Pian di Bassiano. Che la serata fosse d'eccezione lo si era capito ieri sera, subito dopo l'inizio della prevendita dei biglietti. In mezz'ora ne sono andati via 5.000 e la fila fuori dal botteghino era lunga. Buonasera, il lago Trasimeno ha restituito questa mattina, poco prima delle 8, il corpo di Francesco Narducci, il medico 35enne dell'ospedale di Perugia, che era scomparso martedì pomeriggio. Dopo quasi una settimana di ansie, di angosce, di ricerche incessanti da parte di vigili del fuoco, carabinieri, sommozzatori e polizia delle acque, il cadavere è stato avvistato dal pilota dell'elicottero dei vigili del fuoco, che ha subito segnalato via radio alla vedetta dei carabinieri in perlustrazione, insieme ad altri natanti che partecipavano alle ricerche, riprese come ogni giorno alle prime luci dell'alba. Buonasera, di fronte alle migliaia di fedeli che hanno assistito allo Stadio Curi alla celebrazione della messa, Giovanni Paolo II sta concludendo la sua visita pastorale a Perugia, la prima che un papa compie nel capoluogo umbro da oltre un secolo. Una visita che per questo e perché si svolge alla vigilia di un evento di risonanza planetaria, l'incontro di preghiera per la pace di Assisi, non può che definirsi storico. Alle porte di Assisi, in questa vigilia dell'incontro ecumenico di preghiera per la pace, aveva detto Giovanni Paolo II in piazza 4 novembre, io saluto Perugia come città di dialogo, di pace e di speranza. Dietro il finestrino dell'elicottero appena sceso sull'erba del Santa Giuliana. È preghiera? È riflessione? Come l'accoglierà e l'accetterà la città che fu uno dei capisaldi dello Stato Pontificio e che decenni hanno poi trasformato in un autentico caposaldo della laicità? L'impatto è buono, cordiale, caloroso. Karol Wojtyła, il ministro degli esteri Andreotti, il sindaco Casoli, il presidente della regione Marri, il segretario di Stato Cardinale Casaroli e naturalmente il vescovo Pagani. Poi un assaggio di folla lungo il percorso che porta in Corso Vannucci, ai piedi del Palazzo dei Priori, ai piedi della Civitas, all'insegna della partecipazione e insieme della misura, com'è costumanza della gente di queste parti. È un brandello di passato che viene cancellato o è un segmento di futuro che comincia a prendere corpo? È semplicemente un capitolo decisivo, uno snodo, come si dice, della storia di Perugia. Fu Francesco Boitoni nel 1913 a progettare il trasferimento dell'azienda di famiglia da via Alessi alla stazione ferroviaria, ma l'artefice della crescita della fabbrica dei Baci fu uno dei suoi 5 figli, Giovanni, che tra l'altro alla Perugina affiancò nei primi anni 30 il poligrafico. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves, blood at the roots, black bodies swinging in the southern breeze. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me dopo la mia disfatta e quelli che crederanno ancora in me, perché nonostante 30 anni ho una grande vigoria fisica. Dunque Gianfranco Rosi si è confermato campione del mondo dei super welter, battendo per KO alla settima ripresa lo sfidante, lo statunitense Tomas. Un comunicato diffuso oggi pomeriggio dal quartier generale milanese della CIR di De Benedetti ha messo fine alla ridda di voci e di smentite che per alcune settimane
si sono intrecciate sul futuro della Buitoni. Per 1.600 miliardi, lo avete già sentito dei titoli, tutte le attività del gruppo, sia in Italia che all'estero, sono state acquistate dalla multinazionale alimentare Nestlé. Del gruppo Buitoni fanno parte la Perugina, la Davigel in Francia, l'Olio Sasso, la Vismara e la Berni. Le trattative tra De Benedetti e la multinazionale svizzera andavano avanti da 7 mesi. Il finanziere di Ivrea aveva acquisito il controllo della Buitoni nel 1985, con un investimento iniziale di 25 miliardi, che era poi salito a 160 miliardi. La CIR ha chiesto all'acquirente di rilevare le attività operative e commerciali della società, ma non il pacchetto azionario, un espediente finanziario per tutelare gli azionisti. Dell'accordo farebbe anche parte l'impegno della nuova proprietà a impiegare i 1.800 miliardi che figurano all'attivo per lo sviluppo del gruppo. È il secondo passaggio di mano in 3 anni. Il primo febbraio 1985, con una decisione maturata in 24 ore, Carlo De Benedetti diventava il padrone della Buitoni, acquistando il 100% della finanziaria umbra. Il colpo colse tutti di sorpresa. Quello stesso giorno, infatti, doveva essere firmato l'accordo tra la IBP e la Danone per la cessione dell'80% della finanziaria. Da 2 anni la Buitoni era alla ricerca di un partner che fosse in grado di risolvere i gravi problemi finanziari dell'azienda. Nell'83 era entrata di scena la Poulain, grossa industria francese. Dopo 2 mesi di trattative, l'accordo sfumava. L'acquisto da parte di De Benedetti suscitò un'ondata di moderata soddisfazione. Era stato scongiurato il pericolo del passaggio all'estero del controllo della multinazionale italiana e il nuovo presidente dava ampie assicurazioni di ricapitalizzazione dell'azienda, mentre sindacati e regione chiedevano e ottenevano che il cervello rimanesse a Perugia. Quel primo febbraio 1985 segna la fine di un mito e l'ultimo atto della lenta decadenza della famiglia Buitoni. Il loro romanzo era iniziato nel 1827, quando il capostipite Gio Batta e la moglie Giulia aprirono a Sansepolcro una fabbrica di vermicelli. L'azienda si espande, nasce la Plastina Glutinata, gli stabilimenti si spostano a Perugia, nasce la Perugina. Gli anni d'oro si hanno con Giovanni, capitalista illuminato, podestà di Perugia. È lui che nel 1922, insieme a Luisa Spagnoli, socia della ditta, crea i Baci. È sempre lui a lanciare una delle prime e più felici campagne di sponsorizzazione, legando il nome della Perugina alla trasmissione radiofonica dei 4 Moschettieri e al relativo concorso di figurine, con l'introvabile effigie del feroce Saladino. Da allora è una strada tutta in discesa. La Buitoni apre stabilimenti in tutta Europa e in America, consolida la sua presenza in Italia, a Perugia inaugura la nuova fabbrica di San Sisto. Con la quinta generazione inizia la decadenza, il personale viene ridimensionato, inizia la ricerca di un nuovo partner. Nell'era De Benedetti il gruppo conosce un nuovo splendore, la ricapitalizzazione avviene e a più riprese, la Buitoni da anni in passivo, a 6 mesi dalla vendita, è già in attivo, la Perugina, fabbrica da sempre sana, viene potenziata. Lo scorso anno un nuovo rilancio con la previsione di 500 miliardi di investimento, 300 dei quali per la Perugina. Un programma che in parte tranquillizza, ma non fuga i timori di un probabile e vicino nel tempo disimpegno dell'ingegnere. Si è conclusa, poco dopo le 16.30, la breve ma intensa visita di Alexander Dubček a Perugia, visita durata poco più di un'ora. Dubček, che è di Bratislava, città gemellata con Perugia, è venuto in forma privata e ha preferito ridurre al minimo il cerimoniale. Nell'ufficio del sindaco, qui vediamo le immagini, ha incontrato Mario Silla Baglioni, il vice sindaco Locchi, il presidente della regione Lorenzini e quello della provincia Pagliacci, l'assessore Menichetti in rappresentanza della giunta regionale e il rettore dell'Università di Perugia Giancarlo Dozza. Nemmeno la pioggia fa tacere la tromba più pazza del jazz. John Gillespie, più noto come Dizzy, Matacchione, proprio suonando sotto la pioggia con una sua Big Band ai Giardini del Frontone di Perugia, regala a Umbria Jazz uno dei concerti migliori del festival. Nella notte il fuoco ha divorato senza dare alcun segno all'esterno, silenziosamente, le strutture portanti della Chiesa del Gesù, un tempio del XVI secolo situato nel cuore di Perugia.
Gli esperti dei Vigili del Fuoco hanno pochi dubbi. La causa dell'incendio che questa mattina ha semidistrutto la Chiesa del Gesù in piazza Matteotti, nel pieno centro di Perugia, è stata probabilmente un cortocircuito nell'impianto elettrico dell'edificio, un impianto che secondo le prime perizie si è rivelato del tutto fatiscente. In un primo momento le ipotesi su quello che poteva avere scatenato l'incendio erano state diverse. Il ritrovamento di un petardo inesploso nei corridoi di accesso al tetto della chiesa aveva fatto pensare addirittura a un incendio doloso. Poi qualcuno aveva parlato anche di una canna fumaria andata in fiamme. La realtà pare ben diversa. Il fuoco è scoppiato sul tetto e dopo aver arso il soffitto in legno intarsiato che aveva arricchito la chiesa nel 1576, ha invaso le navate e distrutto gran parte della chiesa. Insomma, mi pare che l'esigenza di garantire una informazione libera sia primaria rispetto a quella pur corretta della pura e semplice efficienza economica. Con questa netta posizione contro chi intende ridurre l'informazione a una mera questione di equilibri commerciali, il direttore generale della RAI, Biagio Agnes, ha aperto questa mattina a Perugia il convegno internazionale sull'informazione nell'età del satellite, gli organismi televisivi pubblici di fronte all'emittenza privata. Un convegno che nell'ambito del 41esimo Premio Italia mette a confronto per due giorni le tendenze dell'informazione radiotelevisiva su scala mondiale. Questo che vediamo è un momento del concerto dei REM che ieri sera a Perugia, nel Palazzetto dello Sport di Pian di Massiano, hanno inaugurato la quinta edizione di Rock in Umbria, la rassegna organizzata dall'Arci e dal Comune di Umbertide. Gelosissimi della loro immagine e della loro musica, i REM non hanno consentito riprese televisive del loro concerto, il secondo in Europa dopo quello dell'altro ieri a Milano. Queste immagini, furtive, sono state girate all'insaputa del gruppo statunitense che non ha tradito le aspettative degli appassionati e che ha aperto alla grande Rock in Umbria. Con la consegna di un baiocco d'oro, l'amministrazione comunale di Perugia ha espresso la gratitudine dell'intera città a Gianfranco Rosi, reduce della vittoria di Atlantic City. François Mitterrand è arrivato oggi alle 12.40 all'aeroporto di Sant'Egidio, dove è atterrato l'aereo presidenziale. Mitterrand è subito partito alla volta di Cortona per partecipare al convegno 1789 in Toscana, la rivoluzione francese nel Granducato. Mitterrand, che nel pomeriggio si è incontrato con il segretario del PC Achille Occhetto, ripartirà in serata da Sant'Egidio. È Miles Davis in immagini di repertorio. Il grande musicista afroamericano è diventato un po' il simbolo di Umbria Jazz, la grande rassegna musicale estiva che si appresta a diventare un'istituzione. All'associazione che le dà vita si affiancherà infatti una fondazione vera e propria, regolata da una legge il cui progetto è stato varato dalla giunta regionale. Dai pesciolini rossi a un antico grammofono a tromba, dai bigodini ad azione ultrarapida alle statuette indiane. Come al solito alla Fiera dei Morti di Pian di Massiano a Perugia si può trovare veramente di tutto. E quest'anno c'è un ulteriore motivo di interesse per i numerosissimi visitatori che si aggirano incuriositi fra i 540 banchi di vendita. La presenza di alcuni stand dedicati all'artigianato della Sardegna. Tanta gente come al solito, anzi più del solito. Anche se è difficile stabilire il numero dei visitatori, la direzione della fiera ritiene che rispetto all'anno scorso si possa quantificare l'aumento dell'affluenza in un 20% in più. Queste sono le prime immagini girate nella tomba etrusca di Monteluce poche ore dopo la casuale scoperta il 21 dicembre di 6 anni fa. Immagini subito ritrasmesse dalle televisioni di tutto il mondo, perché il ritrovamento della tomba, miracolosamente sfuggita a saccheggi e profanazioni, fece grande scalpore. I maschi di diverse generazioni di un'unica famiglia, la famiglia dei Kutu, tutti sepolti nel